La notizia era nell'aria, ma venerdì è giunta l'ufficialità dalla sala stampa della Santa Sede. Don Olinto Marella, o meglio Padre Marella, come i bolognesi lo conoscono, sarà beato. Papa Francesco infatti ha riconosciuto il miracolo della guarigione avvenuta nel 1985 di Piero Nobilini, guarito improvvisamente da una emorragia causata da un tumore al pancreas. Porta aperta dunque alla proclamazione del nuovo beato, mentre resta solo da stabilire la data e le modalità del rito che vedrà Padre Marella salire, come si dice, agli onori degli altari. Giancarlo Valentino e Claudio Casalini sono andati per noi in centro a Bologna, in uno dei luoghi che più di tutti ricorda la presenza e l'opera di Padre Marella, per raccogliere alcune voci. Tanti anziani sono come il vecchio Simeone, non voleva morire senza prima vedere Cristo. Così tanti bolognesi che hanno toccato con mano le virtù eroiche di Padre Marella non vogliono chiudere gli occhi senza prima vederlo beato. Lui parlava pochissimo, dette tante volte, era l'esempio, perché lui era assorto nei suoi pensieri, forse anche dei suoi guai, dei suoi mutui che aveva da pagare. Voglio dire, la sua presenza e il suo cappello erano altamente sufficienti per dire tutto, non c'era bisogno di niente. Più di una persona mi ha detto: mio padre non era credente, però veniva a Bologna per fare un'offerta a Padre Marella, per dirvi cos'era capace di fare quest'uomo. Era capace di toccare il cuore anche delle persone più indifferenti e più assenti. Verso mezzogiorno passavano i suoi ragazzi o anche lui stesso caricare cascami, le cose di risulta del mercato. Aveva un furgoncino di quelli a pedali e pedalava lui stesso spesso. E io mi immagino cosa sarà successo quando arrivava al ponte di San Donato, perché aveva dei quintali di roba, insomma, perché la gente gliela dava la roba. Quindi ogni giorno aveva un furgone pieno, invece lui riusciva a fare la cena, il pranzo per tutti i ragazzi. Ero un bambino, 12-13 anni, e lo incontravo sempre qui in Piazza Maggiore. Una mattina, come le dico, trovai un po' di discussioni con lui su certe cose, mi mollò due scopaccioni e mi disse: impara l'educazione. Io da quel momento è diventato per me il protettore della mia famiglia, lui e Padre Pio. Ricordo ai Galvani, quando ci fu il centenario del liceo Galvani 1960-61, a Palazzo Renzo, che venne omaggiato, c'era una festa e un pranzo con una raccolta fatta dagli studenti di allora per Padre Marella, che era stato insegnante a Galvani, col solito suo cappello e la palandrana nera, ecco qui. Allora mi sono presentato e gli ho detto: padre, se lei ha piacere potrei venire a fare un po' di catechismo ai suoi ragazzi. E lui mi ha detto: sì, il benvenuto, guardandomi negli occhi. E io lì per lì ho detto: va bene, anche perché mi ha aggiunto: i miei ragazzi si affezionano e nella vita hanno già avuto abbastanza delusioni. Allora, per non essere una persona che deludeva, ho cercato di tenere botta e sono ancora qua a tirare la caretta. Che coniugava due cose, la povertà e l'annuncio del Vangelo, che credo sia importante. Povertà e annuncio aiutare i poveri con l'annuncio della parola. Questo è il suo messaggio nel testamento, lui raccomanda questo. Ah beh, era sempre lì, noi siamo qui da 150 anni, quindi la mia famiglia, prima c'era mia mamma, poi mia nonna, però... Io l'ho conosciuto che era una bambina, c'era già. Però ricordo che quando passavamo la mamma dava sempre un'offerta e io in ricordo della mamma continuo a fare così. Poi allora, alla sera, quello che rimaneva, non avevano ancora inventato l'USL. Potevamo dare, naturalmente, no, sì, quello che rimaneva, tutta roba commestibile.